come gioca questa vittoria sofferta ma importantissima del Napoli? Buonasera a tutti, una partita che ci dà tre punti importantissimi in classifica, molto sofferta, però comunque siamo stati noi a saper soffrire bene e a pungere nel momento giusto. Pochissime palle gol per il Napoli oggi, una di queste è capitata proprio tra i piedi di Campagnaro a fine partita, però il 2-0 sarebbe stata una punizione troppo severa per la Sampdoria. Sì, sicuramente, perché ha fatto una grandissima partita, anche in 10 ha saputo esprimere il loro gioco, c'è un giocatore di moltissima qualità e mettono un'intensità che si vede in poche squadre, questo sicuramente farà fare a loro un campionato come stavano facendo molto importante. Ugo, una sola domanda e poi ti lasciamo andare. La scaramanzia l'abbiamo ricordata anche qui, la fa da padrone a Napoli e non solo a Napoli, però questa era una partita che magari l'anno scorso avreste rischiato, diciamo almeno, di non vincere. C'è la convinzione e la maturità di puntare al bersaglio grosso in questo Napoli? Il bersaglio grosso sicuramente è partita dopo partita e adesso il bersaglio grosso sarà sicuramente la partita contro il PSV e dopo sarà l'Udinese e manca tantissimo, anche se abbiamo 16 punti uguali alla Juventus, noi siamo una squadra che bisogna ancora saper crescere e stiamo maturando sicuramente, perché sono, come dici te, partite che l'anno scorso magari la pareggiavamo, la perdevamo, questa volta abbiamo saputo fare bottino pieno, bisogna continuare così senza perdere il ritmo del campionato e poi alla fine vedremo cosa succede. Grazie a Ugo Campagnaro. Allora, adesso andiamo